Ci sono due punti fondamentali. Uno è la qualità dei prodotti, perché con il libero scambio, qual è stato il problema fondamentale? Che magari ci troviamo a importare delle merci, degli alimenti da stati che usano pesticidi che da noi sono vietati, per È cui c'è un chiaro. problema già nella qualità. In più c'è una truffa di fatto al consumatore, perché spesso, parlando ad esempio dell'olio, questo che arriverà verrà venduto da delle marche che non sono neanche più italiane, però hanno il nome italiano, per cui la vecchiettina, la persona che comunque va a comprarlo, legge un nome italiano, legge olio extravergine di oliva, dice vabbè, costa meno, però è È italiano, perché chiaro. l'unica cosa che lo distingue è nell'etichetta dietro una piccola scritta con scritto UE, no UE. Per cui di fatto c'è una truffa. Quando viene chiesto agli italiani, siete disposti a spendere di più per prendere un prodotto italiano? Dicono di sì. È Sono chiaro. disposti a spendere anche un 30% in più, però se non gli diamo la possibilità di farlo è un'ovvia truffa e creiamo un problema al Made in Italy, che cercano di copiarci in tutto il mondo. Noi invece cerchiamo in tutti i È modi di chiaro. farlo morire. Allora